Bentornati a Crocchette, lo spin-off ufficiale di Radio Ubiquiti Evangelica, più precisamente di VU Crossing, il programma che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16. Parliamo di libri, di belle notizie e di tutto quello che ci sta in mezzo. Io sono Esperanza, tutti i giorni vi faccio compagnia e in questa settimana abbiamo parlato di sentieri, di come li abbiamo percorsi e di dove ci hanno portato. La cosa bella è stata poter immaginare, poter ricordare, ma anche vedere un attimo che strada abbiamo fatto, quali cattive strade abbiamo cercato di evitare e quali percorsi, ma soprattutto quali bivi abbiamo scelto nella nostra vita. È stato molto bello e tra tutti questi libri che abbiamo guardato insieme uno mi ha colpito un pochino di più perché ha parlato di qualcosa che forse ci sfiora in qualche modo ma che dimentichiamo spesso. Sto parlando di Gli affamati e sazi di Timur Verm, che è uscito qualche anno fa per Bonpiani, una casa editrice che mi piace tantissimo, ed è un libro che parla di un futuro neanche così tanto lontano. Siamo in Germania, non c'è più Angela Merkel, però la Germania ha delle difficoltà con l'immigrazione, ha chiuso definitivamente le porte, c'è un numero chiuso e a un certo punto un'emittente radiotelevisiva decide di andare in Africa, decide di andare in uno dei campi profughi più grandi che esistano e lì intervistare, lì riprendere con un moto anche di pietismo un po' fastidioso quello che accade. Manderà un inviato, manderà una vera e propria protagonista della televisione tedesca del periodo e lì ci sarà un incontro, no? Tra il mondo della televisione e quello degli immigrati, dei profughi, delle persone che cercano di scappare. E da questo incontro, fatto da fraintendimenti, ma anche di persone che cercano di approfittarsene della situazione, inizierà un vero e proprio sentiero. Non voglio aggiungervi niente, però vi dico solamente che questo libro parla di un cammino particolare, un cammino che parte dall'Africa e riesce ad arrivare fino all'Europa, in una maniera strana, in una maniera che fa riflettere. E anche quest'autore, Timur Verm, conosciuto per il libro Lui è tornato, che parla del ritorno fantomatico di un Adolf Hitler, anche in questo testo è riuscito a essere irriverente, è riuscito a essere pungente, ma soprattutto è riuscito a far riflettere. Questo è il mio consiglio di oggi per Crocchette, ci sentiamo prestissimo. Dai, alla prossima lettura, intanto voi andate avanti a leggere.